sono stati sfortunati. Le faccio due domande. La prima è su Icardi, se nel momento di calciare il rigore può aver risentito delle dichiarazioni fatte in settimana, quel gol avrei segnato anch'io, magari con un po' di tensione. Allora, questa è una strozzata, dai, su. Grazie. Siamo seri, dai, per cortesia, perché se mi fa una domanda, ho parlato ieri, ho detto che è una battuta, se vuoi fare polemica facciamo una polemica, no, è una stupidaggine. Allora, le faccio vedere anche un'altra cosa, siccome il mondo del calcio è molto social e ci sono telecamere ovunque, su tutti... Sì, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi. No, lo chiedo a lei. L'ho fatto, no? Io quando faccio una cosa la dico, quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì perché devono esserci gli steward a tenerli dietro, quindi non deve essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole. Quindi in un momento così l'ho fatto. Contenta? No, io glielo ho chiesto. No, allora, se mi devi fare delle domande per fare polemica, facciamo. Io ho detto, ho risposto. No, ecco. Ma siccome c'è una cosa che gira su tutti i social, è giusto anche chiedere. Ho detto che l'ho fatto. Cosa ho detto? Va bene, ok. Volevo ecco, solo, allora, insomma... basta. Ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Va bene, ok. Ecco. Ok. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Che cagate. Va bene, insomma, va bene. Ok, ognuno fa il lavoro suo, quindi insomma. Tra poco sentiremo anche Sinisa Mihajlovic che sta arrivando ai nostri microfoni. Perché mi guardate? Io ho fatto le domande che c'erano, che dovevano essere fatte. Poi insomma, poi ognuno risponde anche come vuole. Tra poco sentiremo anche Sinisa Mihajlovic, ci collegheremo ancora. È una notte da derby, quindi insomma, voglio dire, ci sta anche il momento per cui cerchiamo anche di riportare tutto all'ordine, visto che sei stato un allenatore, tu sei stato un allenatore, sei stato e insomma e lo sarai magari.